Il dissesto a Comiso inizia nel 2011. La massa passiva del comune deve intendersi chiusa al 31 dicembre 2010, ultimo anno in cui il comune si è dotato di un bilancio di previsione. La notizia era nota da tempo, i vertici del Ministero avevano già spiegato tutto al sindaco Giuseppe Alfano e al dirigente dell'ufficio Biagio Fiorile. Ma era necessario un parere ufficiale che attestasse tutto questo ed il parere, firmato dal direttore generale Giancarlo Verde, è arrivato proprio questa mattina negli uffici del Comune. Oggi è arrivata la nota a firma del dottore Verde, che è appunto il capo dell'ufficio finanza locale al Ministero degli Interni, che assevera, acclara che quello che c'era stato detto verbalmente corrisponde in realtà. Quindi noi, così come stavamo già facendo, stiamo predisponendo gli atti considerando il primo anno di dissesto 2011 e non il 2012. Tutto questo ha una ricaduta precisa anche per ciò che attiene l'anticipazione di cassa. Quanto il Comune aveva utilizzato fino al 31 dicembre 2010, cioè 4 milioni di euro, deve essere ricostituito e potrà essere utilizzato dall'ente. Considerando come punto d'inizio della nuova gestione dell'ente, se così lo vogliamo chiamare, il 1 gennaio 2011, tutto il resto, cioè l'anticipazione di cassa utilizzata al 31 dicembre 2010, che è pari a circa 4 milioni di euro, deve essere considerata massa passiva e trattata come tutti gli altri crediti. Il che significa che la tesoreria deve rimetterci nella disponibilità di una nuova e residua anticipazione di cassa. Cioè, noi oggi abbiamo un potere di anticipazione di cassa di 5,6 per 4 milioni rientrano nella massa passiva, quindi noi abbiamo disponibilità di accedere ai flussi di cassa con la tesoreria per altri 4 milioni di euro. Il Comune intanto attende la nomina dei commissari. Si sa, sia pure per vie ufficiose, che il decreto è pronto e si attende la firma del Ministero. Dal 20 gennaio, data della proclamazione del dissesto, sono passati più di 2 mesi e i tempi si sono allungati oltre il previsto.